Unione. Legalità. Sicurezza. Turismo. Lotta al degrado. Identità. Prato la viviamo con delle grandi difficoltà relative alla sicurezza. Noi parliamo da commercianti che, per l'appunto, io parlo personalmente per me, ho subito un'aggressione sulla ciclabile, 4 furti nel negozio e la paura tutte le sere che chiudiamo un negozio di essere almeno in 2 perché abbiamo paura. Noi, oltre alla sicurezza, perché abbiamo subito un furto anche noi, con un altro tentativo successivo subito dopo altri 15 giorni, abbiamo anche le signore cinesi che passeggiano tranquillamente dalla mattina alla sera dalla parte opposta del negozio. Abbiamo avvisato la polizia, i vigili urbani, ma sembra che non siano interessati. C'è una percentuale tale di immigrazione, ma veramente alta, che secondo me questa città non può più tollerare. Finché c'è un'immigrazione che si può accogliere, va tutto bene, perché chiaramente si dà lavoro, si dà dignità, eccetera, eccetera. Il problema vero però è che non si può più accogliere perché non c'è dall'altra parte da potergli dare. Facciamo l'esempio pratico di quando c'è stata la mostra di Palazzo Pretorio. Palazzo Pretorio è stato una parentesi molto bella per Prato, perché si è visto veramente tantissima gente da fuori. Palazzo Pretorio è stata una cosa, ce ne potrebbero essere altre. Prima di tutto quello di vedere tutti i negozi chiusi e tanti negozi che non riaprano, primo. Secondo, perché chiudano? Un po' per prezzi altissimi, defitti, un po' per tutta la delinquenza che c'è, e anche quello non si sa come fare, si sperava venisse tolta e qui l'è raddoppiata. Io dal mio pezzo di strada qui davanti vedo un gran macello. Allora, innanzitutto c'è un degrado che fa spavento, sinceramente, e poi c'è tossici, spacciatori, ma che non so, si vedono altro che noi, non vede nulla nessuno. Via San Giorgio sinceramente fa veramente schifo. Bisognerebbe un po' tutti sentire di più il centro storico da un punto di vista di identità. Puntare a fare un centro economico con negozi tipo catene, negozi boutique di un certo livello, perché gli imprenditori non investono nel centro. La città non può essere vissuta in questo modo da noi commercianti. Qualche volta hanno preso i ladri e dopo un giorno, dopo 10 ore o 12, con gli avvocati sono fuori, ci siamo rotti le scatole. Vogliamo sicurezza, non hanno fatto niente.